setacciamo la farina di carrubbo, setacciamo la farina di grano duro, le due uova e iniziamo ad impastare. Prepariamo la farcia come Filadelfia, mettiamo un goccio d'acqua per ammorbidire, un pizzico di sale, un pizzico di pepe nero e il timo tritato. Facciamo i nostri tortellini. Iniziamo a preparare una parte della salsa. Prendiamo la melanzana e tagliamola della buccia, che metteremo da parte che servirà dopo per la decorazione. Tagliamola a dadini e prepariamo nel frattempo in una padella metà del burro, qualche foglia di salvia, un filo d'olio e mezza cipolla. E facciamo rosolare la cipolla. Passita, uniamo la melanzana, saliamo, bepiamo, e cospargiamo con il latte. Copriamo e lasciamo cuocere per 5 minuti. Scusciamo i gamberetti rossi. Facciamo rosolare leggermente i gamberetti. Sale. Pepe. E mettiamoli da parte. Tagliamo i pomodori pachino a dadini. E nella stessa padella dei gamberetti facciamoli cuocere. Bepiamo, saliamo e un pizzico di zucchero. Lasciare cuocere per pochi istanti. Adesso con l'aiuto di un mixer prepariamo la nostra spuma. Un po' d'acqua. Saliamo l'acqua, il restante burro mettiamolo in un padellino, lo facciamo sciogliere, che servirà per lucidare i tortellini. Il piatto è pronto.